nuove Homa Special Fit, realizzate in Phyron per un maggior comfort, sono meravigliose. Come il coraggio di poter scegliere in libertà. Buonasera, buonasera, ben ritrovati in Correre per Sport, un programma ideato dalla WISP. Oggi, come vedete dalle immagini qui accanto a me, non trovate Alberico Di Cecco, ma andiamo a presentare gli ospiti che saranno, sono tre dirigenti. Partiamo con Francesco Di Blasio, responsabile Master FIDAL. Buonasera Roberto. Bentornato, perché grazie. Vieni spesso a trovarci, perché oggi parleremo di un coordinamento del calendario un po' a tutto tondo. Andiamo a scoprire chi è, si trova vicino a te. Ah, c'è Alberico Di Cecco, buonasera Alberico. Buonasera caro Roberto, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Responsabile Lega Atletica regionale, non solo regionale, ma anche Molise, WISP, coordinatore, una volta si chiamava presidente, adesso coordinatore. Sì, sì, sì. Comunque ci siamo ridimensionati. Cambia il nome, ma la sostanza assolutamente no. Mimmo Martellotta, buonasera, bentornato, ben arrivato anche a te. Grazie, buonasera a tutti. Coordinatore o responsabile provinciale dell'AXI. Il terzo incomodo. Terzo incomodo. Siete in tre, siamo messi veramente bene. Perché questa presentazione, possiamo dire, di un calendario, Francesco, è coordinato da voi tre e non solo, perché dovevano esserci anche altri. Anzi, io partirei proprio con Alberico, perché Alberico, fu indetta una riunione con tutti gli enti di promozione per presentare il calendario unificato. Ci sono degli enti che hanno risposto, enti no. Comunque il calendario è andato avanti alla grande, perché tra poco andremo a vedere anche dalle immagini, veramente un calendario ricchissimo tra i tre enti e non solo. Diciamo che l'idea è partita proprio da una collaborazione tra la WISP e la FIDAL, che sono un pochettino i principali enti sul podismo abruzzese. È partita perché con la crescita del movimento proprio podistico regionale si pone sempre di più il problema di coordinare quelle che sono tutte le attività, quindi le tante gare che ci sono in calendario. Devo dire che grazie alla presidente Concetta Bazzorio abbiamo subito trovato un'intesa per realizzare una collaborazione e dare, diciamo, una struttura a due calendari che poi di fatto sono un'unica attività, perché riguardano gli atleti, i podisti che sono tesserati con tutti. Io ho detto poc'anzi, voglio che lo confermi tu, l'invito fu rivolto a tutti gli enti. E difatti siamo partiti da questo accordo, da quest'idea tra FIDAL e WISP, dopodiché ovviamente abbiamo pensato bene di allargarla a tutti gli enti di promozione sportiva, a tutti coloro che organizzano in Abruzzo, proprio perché nel momento in cui c'è l'idea di tutti gli eventi si ha veramente la possibilità di cercare di armonizzarli e riuscire a dare anche agli organizzatori e alle società la possibilità di una partecipazione corretta, coerente, diciamo, con le varie attività. E quindi io stesso mi sono preso, diciamo, il compito di invitare e cercare di allargare questa possibilità a tutti gli enti di promozione. C'è da dire che tutti hanno abbracciato l'iniziativa, perché ovviamente non è lodevole come attività. Non tutti poi all'atto pratico si sono messi al lavoro con noi, perché è stato comunque un lavoro importante. E qui sono contento che
Mimmo Martellotta, l'Axi in generale, è entrato nella partita, perché poi di fatto il terzo ente più importante nel podismo, e quindi ci ha dato la possibilità di creare e di armonizzare ancora più le gare. Pertanto hai detto Mimmo è entrato, la FIDA ha dato l'assenso per questo calendario unico. Il calendario, esiste un solo calendario a questo punto, Mimmo, sembrerebbe? Non esiste un solo calendario, esistono purtroppo diversi circuiti. Il calendario coordinato, che è questo che è uscito da una nostra collaborazione, riguarda le gare sotto l'egida FIDAL, WISP ed AXI, che praticamente abbiamo cercato di non far accavallare. Ci siamo riusciti in alcune occasioni, non ci siamo riusciti in altre. Diciamo che al 90% il lavoro è riuscito, ma di questo calendario, se poi lo vai a leggere, Robè, dentro ci sono comunque gare che, o manifestazioni che fanno parte di uno, due, tre, quattro circuiti, cioè ci sono gare che, coordinate da noi, comunque fanno parte anche di circuiti che non sono né quello WISP né il Corrimaster FIDAL, oppure ci sono gare che non fanno parte di alcun circuito. Quindi noi non abbiamo posto paletti di alcun genere, abbiamo solo chiesto la collaborazione. Abbiamo solo chiesto la collaborazione di tutti i presidenti organizzatori nell'accettare, fra virgolette, il fatto che, ove ci fossero dei problemi, noi potessimo in qualche modo mediare. Semplicemente questo. Beh, non è un calendario unico. Okay. Francesco. È riuscito alla fine, no? Che se uno va a vedere tutti e tre i calendari di tutti e tre gli enti che hanno partecipato, meno male, abbiamo cercato di gestire nel limite del possibile, anche poi alcune gare purtroppo abbiamo avuto la concomitanza. Noi in FIDAL con il regolamento del Corrimaster avevamo già detto che magari ci potevano essere due gare, però magari un trail e una strada. Un Corrimaster che sta crescendo. Sta crescendo, siamo partiti l'anno scorso con un bel progetto di servizi. Grazie anche alla tua attiva, sì. Il fattivo apporto, io sì, vabbè, uno quando sono entrato ho sponsorizzato sin da subito la tua presenza, sì, è vero, devo dire, meriti, sì, sta crescendo, meriti, quest'anno abbiamo raddoppiato, diciamo, le gare del circuito Corrimaster, che ci tengo a precisare, faccio una battuta, sei uno capiente che non è solo il circuito, cioè, ma anche un ma poi ho visto anche, avete ringiovanito anche un attimino domenica l'altra, abbiamo visto a Montorio sì, con una nuova scenografia, possiamo dire, nuovi colori, nuove sì, perché io andando in giro prima di entrare in FIDAL, anch'io ero uno di quelli che diceva ma la FIDAL si vede poco, no? Nel senso che come mai questa cosa, allora ci sono delle piccole cose che si possono fare e adesso comincia a farsi vedere. C'è ancora qualcuno che dice che la FIDAL sta per finire, non esiste, non so perché dicono così. No, ma io vedo che sta tornando abbastanza importante questa FIDAL in Abruzzo, e lo dimostrano anche le 29 gare del calendario esclusivamente FIDAL. 29 gare solamente del calendario FIDAL. Sì, tu sai benissimo, una sera un signore che diceva che la FIDAL aveva fatto quello, quell'altro ancora, e risposi, ma perché non partecipi alla riunione? Poi puoi dire alla riunione, puoi anche dire la FIDAL, tra virgolette, ruba, no, per dire, no. Ma al di fuori è facile poter criticare. Stiamo dimostrando che in effetti è tutto il contrario. Certo. E quindi la FIDAL c'è. Io credo che il coordinamento di questi calendari, perché come diceva giustamente Mimmo, forse è scorretto parlare di un calendario unico, in realtà è un lavoro, diciamo, è un coordinamento di tre distinti calendari. Perfetto. E effettivamente è nato anche in risposta del fatto che ci siamo resi conto che ad un certo punto c'era una tale confusione nel settore che non si riusciva più nemmeno a capire la differenza tra una società ed un'istituzione come la federazione o l'ente di promozione, non si riusciva a capire la differenza tra l'iscrizione al circuito e l'omologazione ad una gara, quindi abbiamo anche voluto dare un segnale istituzionale, nel senso le istituzioni ci sono, esistono, ma non sono per reprimere gli organizzatori o per averli sotto lo schiaffo o per
diciamo, incassare delle quote. Le istituzioni sono proprio al servizio delle istituzioni. È stato un messaggio molto bello e devo dire che io domenica nella gara di Torre dei Passeri, che è stata la prima gara, e ne parleremo tra poco, prima gara del circuito, ho proprio riscosso un sacco di consensi, ho cominciato a sentir parlare di cose reali, cioè la gente ha cominciato a capire la differenza, forse abbiamo dato un messaggio e le persone hanno lo stanno recependo, gli atleti stessi, insomma, mi è piaciuto molto l'approccio che è completamente diverso da quello di 3 mesi fa, insomma. Mimmo, a questo punto, anzi, andiamo prima a raccontare brevemente per chi non è nel nostro settore perché sono nati 2 circuiti Corri l'Abruzzo. Era un unico circuito nato nel secolo scorso, Corri l'Abruzzo. Purtroppo, per fortuna, alla nascita di questo circuito ero presente, poi nel tempo si sono divisi in 2 circuiti, stava quasi per nascerne anche un terzo e non si sa mai se possa nascere anche un terzo circuito. Visto che poi siamo tutte persone adulte e vaccinate, Mimmo, verrebbe da dire che il circuito, i 2 circuiti, i 2 calendari, quantomeno non si incontrano con gare importanti. Questo avviene oppure no? Diciamo che noi ce l'abbiamo messa tutta. Questo purtroppo non succede perché non so quale tipo di voglia di rivalsa ci sia da parte di alcuni, ma sinceramente le nostre gare, quelle che siamo riusciti a coordinare, siamo riusciti a non farle scontrare fra di loro, soprattutto le più grandi. Altri fanno quello che vogliono, ne pagheranno le conseguenze dal punto di vista... Anzi, no, la cosa dispiace, ho errato. Purtroppo le conseguenze le pagano sempre gli atleti. E gli organizzatori. E gli organizzatori, perché ormai si fa fatica, cioè, soldi non ce ne sono, quindi si fa fatica a reperire quelli che definiamo sponsor, cioè quegli amici che ci aiutano. E nel momento in cui su una gara iniziano a mancare un numero di atleti, perché non ci vengono perché c'è un'altra gara concomitante, non ci vengono perché sono schifati dal sistema, non ci vengono perché non voglio... me è successo, non sono venuto alla tua gara per non far torto a... Quindi in quel momento chi ci rimette? L'atleta, che fra virgolette si è privato del suo divertimento, perché qui lo facciamo tutti per divertimento, a parte Alberico. No, parliamo di amatori, lui sappiamo invece la sua storia, la sua bella storia professionale, professionistica dal punto di vista sportivo. Quindi si priva, l'atleta. E naturalmente si priva l'organizzatore della presenza di persone, e questo è un danno. Io non valuto nemmeno nel costo del pettorale, valuto dal punto di vista del fatto che se uno sponsor viene lì e mi dice, e io gli dico guarda ci saranno 500 atleti e lui ci crede e poi se ne vede 200, il prossimo anno sarà dura riconvincerlo. Però credo che l'atleta abbia una sua... No? una sua indipendenza, tra virgolette, può scegliere di andare dove vuole e dove ritiene più opportuno. Ce lo auguriamo se glielo permettono. Vabbè, io prendo per esempio, non so, tra poco ci sarà il Vivicità a Pescara. Scommetto che nessuno si va a mettere in concomitanza col Vivicità. Qualora tutto ciò accadesse, ma non credo che ci sia, no? Ma se qualora io atleta dico ma caspita il Vivicità esiste da una vita, esiste che si fa sempre la prima o la seconda domenica di aprile, lo so dall'anno prima, sicuramente vado al Vivicità, o può essere anche... Tu hai dato un là, sicuramente mettersi contro una manifestazione troppo grande è difficile farlo, è più facile prendersela con i piccoli. Hai detto invece una grande cosa che è quella della libertà dell'atleta. Allora, specifichiamo, l'atleta è libero di scegliere dove andare in qualsivoglia gara, perché, attenzione, perché molti giocano pure su questo e qualche atleta, anche quelli della mia squadra, sono entrati un po' in confusione. Il fatto che una gara sia di un circuito A,
è che la squadra non sia iscritta al circuito o che l'atleta non sia iscritta al circuito non significa che non può andare a correre quella gara. Specifichiamolo, perché sennò qui si ingenera un altro problema che va a danno degli organizzatori. Quindi gli atleti possono andare a gareggiare, i nostri, liberamente in una qualsiasi gara che vogliano, di qualsiasi circuito faccia parte, di qualsiasi ente faccia credo parte. Credo che sia la cosa più saggia e più bella in assoluto, perché uno deve... No, ma è la verità. Quando invece si ingerano le confusioni di cui parlava prima Alberico, l'atleta, certe volte, sai, l'atleta non sta certo dietro certe dinamiche, chiamiamole fra virgolette politiche, per cui si può ingenerare effettivamente confusione, no? Allora vengono e dici, ma Imo, dunque, siccome la squadra non si è iscritta al circuito, non posso andare a fare la gara? Assolutamente no, tu la gara la puoi andare a fare sempre, sei coperto comunque dall'assicurazione. Tant'è, Mimmo, che anche alcune società al momento... Al momento non si sono iscritte in nessun circuito, ma partecipano anche società, non solo atleti. Sì, una è la nostra. La nostra società quest'anno ha deliberato gli atleti messi al corrente di tutto in una riunione, alla fine della chiacchierata hanno deciso che la squadra poteva non partecipare a nessun circuito. Loro liberamente potevano iscriversi dove gli era permesso ai circuiti. Tant'è vero che nel circuito gestito da Alberico ci sono dei nostri atleti che si sono iscritti. Nell'altro circuito abruzzese questo non è permesso, per cui o ti iscrivi come squadra oppure no. Quindi gli atleti singolarmente non possono partecipare al circuito, ma possono partecipare alle gare. E quest'anno, beh, lo possiamo dire, la nostra squadra è diventata anche FIDAL, perché alcuni dei nostri atleti hanno... Sappiamo le regole federali che sono un po' più stringenti dal punto di vista di partecipazione. La nostra squadra è diventata anche squadra FIDAL, con atleti iscritti alla FIDAL, per far sì che possano partecipare, certo, tranquillamente alle manifestazioni FIDAL. Francesco, tornando alla FIDAL, Federezzi, volevi aggiungere... Volevo dire una cosa, io e Mimmo avevamo già coordinato, se ti ricordi, l'anno scorso, senza calendari, due gare, cioè la mia e la sua. Ah sì, che perché stati. Lui ebbe un problema di organizzazione della data, e io e lui scambiammo la data... con la gara mia. Tra l'altro siete tutti e tre organizzatori, no, tra le tante attività, no, che fate. Non mai di ringraziarlo, perché il problema di cui parla è il terremoto. Sì, è vero. Come quanti, quest'anno la data è stata già stabilita? Per la 18. Nostra 18, no. È la domenica dopo. Solo che ricordo, parlando poi dei calendari, ricordo che a novembre c'erano tre gare, c'era la sua, la mia, contro guerra. Poi nel tempo, quest'anno, visto che ci sono anche altre gare, si sono aggiunte a novembre, anche il 25 c'è una gara. Beh, vabbè, vuol dire che ci sono più domeniche. Non lo so, io che ne conosco qua, però ci sono gare che sono arrivate adesso. Sono nate gare, diciamo... In concomitanza. Sì, in concomitanza, sì. Ok. Noi abbiamo coordinato, no? No, perché a volte l'anno scorso luglio capitò che ci stavano 5-6 domeniche, una cosa che ricapita fra 300-400 anni, che ricapita tutte quelle domeniche in un unico mese. Pensavo che novembre fosse una di quelle eccezioni con... Diciamo, visto il calendario, domeniche quelle sono, mo le carne sono di più. Beh, luglio quest'anno ci ha dato dei problemi nel coordinamento, perché mancando un fine settimana, quindi certo, non solo la domenica, ma il sabato, certo, la domenica, certo, e luglio, anche il venerdì di luglio. Anche il giovedì, mettiamoci pure. Vabbè, luglio-agosto sarà sempre difficile, coordinare le date, è impossibile. Tornando al discorso FIDAL, sì, anche se siamo nella casa WISP, dovremmo... Io voglio dire a qualcuno che spesso mi sento dire, ma i soldi nostri degli amatori va a finire alla FIDAL, eccetera. Credo che non sia vero, ma qualora fosse vero, dovrebbero essere orgogliosi di dare un contributo, un aiuto ai ragazzi che tante soddisfazioni stanno regalando al mondo, soprattutto abruzzese. Abbiamo tanti atleti che hanno conquistato il titolo italiano, rappresentano la nazionale, e poter dire io amatore ho cacciato, non so, 5 euro per far sì che questi ragazzi credo che dovrebbe essere...
questo un orgoglio per i ragazzi, e poi anche perché da 2 anni oramai la FIDAL invece dà alla società. Il Corrimaster è nato sì come circuito, ma soprattutto con un pacchetto, con un servizio, con dei servizi che diamo alle società. Che è stato già presentato. È stato già presentato. Cioè. Quindi voglio dire, sì, i soldi ci vogliono, però alla fine adesso stiamo dando parecchio. Però guarda, anche prima la FIDAL dava, che tu ricordi quando si pagava. In tutta Italia si pagava già 1 euro per ogni atleta iscritto alla gara omologata. Sì, sì, certo. E in Abruzzo si pagava 0,50, appunto perché questi soldi venivano riversati a fine anno. No, una domanda che vi prende di sorpresa a tutte e due voi, che visto che sì, siete vicine non posso non esimermi da farvi la domanda. Ma la Maratona Città di Pescara sarà FIDAL? Ecco, adesso... Ne parliamo io sto punzecchiando. C'è la domanda di riserva? Ne parleremo. Sto punzecchiando al Berico. Arrivate da Puone. Diciamo che la speranza. Siccome siete due persone intelligenti e molto sagge, tra l'altro. Diciamo che ne parliamo sempre perché, sia dal punto di vista della Vini Fantini, ma anche di un campionato regionale WISP, anche avere una gara. Ecco, visto che è una grande gara, l'obiettivo sarebbe quella di fare comunque, è inteso come una grande crescita. Il problema fondamentalmente è economico, purtroppo. Vabbè, ma la FIDAL vedrà fra il Berico, sì, sì, che verrà. Stiamo cercando proprio, poi in questo devo dire che Francesco ha letteralmente sposato anche quella causa e stiamo proprio cercando di arrampicarci sugli specchi. Ti darà una mano. Speriamo, perché sarebbe veramente una cosa bella anche per la Maratona di Pescara. Me lo auguro per tutto il mondo podistico abruzzese, avere una gara... Oltre che gara nazionale WISP, essere anche una gara, certo, FIDAL potrebbe, certo, essere veramente il massimo. Certo. Alberico, allora dicevamo, partita da Torre dei Passeri questa, sì, nuova edizione, giornata bella o piovosa, com'è stata? Visto che diciamo che è stata una bella giornata, a un certo punto ha cominciato a pioviginare proprio nel momento in cui Marco Mancini, che ha fatto una gran bella prestazione davanti. A proposito, è stato il vincitore un po' a sorpresa pure, perché... Diciamo un po' a sorpresa, per gli addetti ai lavori no, è stata una conferma. Perché tra l'altro è un atleta del tuo team. È un nuovo atleta della Vini Fantini, e aveva già corso abbastanza bene l'inizio di stagione, si è migliorato e si vedeva che voleva vincere proprio domenica. Per chi non lo conoscesse, lo conosce tra virgolette, è la freccia spezzutata, come lo chiamo. Ecco qua. La freccia del sud, la freccia spezzutata del sud. Marco Mancini che secondo me può crescere, sì, ancora, sì, tanto. Marco può fare tanto, infatti io credo che l'innesto nella Vini Fantini, che è una società che punta molto alle attività, ecco appunto, FIDAL, agonistica, intesa proprio nel senso migliore del termine, possa crescere, possa trovare anche gli stimoli giusti. Secondo me è una gara che poteva ottenere ancora più successo, sì, se non c'è stato un sposta a destra, sposta a sinistra, sì, sì, anticipa, ritarda, rimetti, ritogli. Come tu stesso avevi più volte rimproverato sia al sottoscritto che all'amministrazione, purtroppo è stata spostata più volte, ma per impegni di un'amministrazione che, per stare dietro a Giovanni Mancini, il vice sindaco in primis, fa tantissime attività e quindi non Mancini, si poteva Mancini, fare meglio. Mancini numero uno in tutto, Mancini, Marco che ha vinto, esatto. Giovanni Mancini che è stato... Difatti mentre arrivava, io che ero con il vice sindaco in macchina, mi ha detto ma questa cosa di un Mancini vincitore mi piace proprio. Diciamo, poi immagino il grande Gileno che ha fatto da speaker, sì, il, sì, bravo Gileno che è stato sottratto, tolto il pettorale, e dove vai? Esatto, esatto, l'abbiamo fermato quando abbiamo avuto il forfè del principale attore, fatto di speaker, che Roberto Paoletti si è prestato e devo dire è stato bravo, riconosciamo che è stato un ottimo surrogato, consentitemi. Molto bravo, sì, molto più di tanti altri. Assolutamente, devo dire che forse è secondo solo al capitano Paoletti. Salutiamo e ringraziamo anche Gileon. Dicevamo circa 500 atleti in totale, le scuole hanno risposto alla grande. Hanno risposto molto bene le scuole, hanno risposto anche, devo dire, i torresi che sono scesi in una bella non competitiva. Hanno risposto e voglio ringraziare un po' tutti i podisti abruzzesi, perché
dando forza a quello che diceva Mimmo, proprio incuranti dell'appartenenza a un circuito, a un altro, ad un tesseramento o altro, sono praticamente arrivati tutti, mancavano all'appello. E a proposito di circuiti, che... per dimostrare che quello che stai dicendo è assolutamente la verità, basta andare a vedere, a spulciare la classifica di società, dove troviamo in prima posizione la Tocco Run, in seconda posizione troviamo la Runner Sicchieti, in terza l'Istituto Comprensivo, vabbè, una scuola, certo, manzi del posto, perché le scuole hanno veramente dato in là con i ragazzi. Quarto posto Runners Pescara, a seguire Runners San Valentino, Progetto Running, Nuova Atletica Montesilvano, Podistica San Salvo, Fantini Vini, la Hat di Atri. Beh, a questo punto verrebbe da dire che sono più le società, già stato detto, già è stato detto, già è stato, sì, detto, sì, che sono più le società forse. E non possiamo far altro questo, che è, ringraziarle, questo è bello, perché questo è bello, vuol dire è stato veramente un attestato di stima, ma da parte anche dei dirigenti. Io accolgo l'occasione per ringraziare anche Michele Colamarino, che si è addirittura prodigato in un riconoscimento alla mia carriera durante le premiazioni. È stato bello avere tra i partecipanti a pieno titolo Rocco Marcucci, che insomma ha apprezzato, certo, un po' tutta l'organizzazione, diciamolo, Michele Muratore, tutta la Gatto Pratola, siamo una grande famiglia, diciamolo tutta, sono dirigenti dell'altro circuito, sì, Rocco, sì, Marcucci e Michele, sì, sì, Muratore, in questo senso, io, certo, non c'ero, lo stai dicendo tu, lo sto sapendo adesso, ma sono dirigenti dell'altro circuito, ciò vuol dire che veramente il là per un futuro più colorato. Il coordinamento di questi calendari, già il fatto stesso di mettere su un foglio dei loghi che, diciamo, per anni si sono anche fatti la guerra, serviva proprio a questo, a far capire che abbiamo saltato l'ostacolo. Però, riflettendo, tornando a qualche minuto indietro, tornando al mese di novembre che organizzate voi due delle manifestazioni, ho sentito che ci sono già delle gare in concomitanza con le vostre gare. Sì, non è solo il mese di novembre. Ma no, io dicevo novembre perché, sì, perché direttamente siamo direttamente toccati a novembre, ma in realtà è praticamente tutto l'anno, quindi. Ma ripeto, non fa niente, avete sentito, miracoli non si riescono miracoli, a fare in un anno, miracoli non se ne fanno, buon senso, buon abbiamo senso, fatto buon breccia senso. Comunque sicuramente buon senso fatto perché il lavoro fatto con tranquillità, con calma, senza urlare, perché nessuno di noi ha urlato, fra di noi sì, ma nessuno di noi poi all'esterno ha urlato, non è vero, scherzo, capisci? Prima di concludere, Alberico, vorrei ricordare anche un po' la classifica della gara maschile e femminile. Abbiamo detto della vittoria del giovanissimo Marco Mancini, secondo posto per Antonio Pucci, a seguire Davide Ricciutelli, ancora Omar Lupone, Angelo Iedemarco, atleta molisano, che gareggia proprio per la Podistica San Salvo, Davide Del Rossi e ancora Terenzio De Grandis, Francesco Lavalle, un atleta di fuori, Valerio Tardivo di Atri, della AT, e ancora Urricane, non AT questa volta, ha cambiato società, e Luigi Guida, Runners Lanciano. Per il settore femminile ha vinto una ragazza che gareggia per la Maiella Nuoto ed è Sara Di Prinzio, secondo posto per Deborah Aceto, a seguire Barbara Spadaccini, sempre sul podio questa mammina volante, Daniela Cialfi in quarta, in quinta Francesca Katia Frasca. Alberico, ho saputo, qualcuno mi ha detto che l'atletica Fantini Vini cresce anche nel settore giovanile, dove addirittura in una categoria da 10-11 anni c'era abbiamo una fatto che ha vinto? Più che la Fantini Vini, la collaborazione con il gruppo podistico La Sorgente e quell'altipiano di Fara San Martino, che ci ha regalato grandi soddisfazioni, che poi vedremo nello speciale di TV6 che andrà in onda la prossima settimana. Prossima settimana, non dimenticate lo speciale. Tanti bambini, tanto divertimento, veramente grande entusiasmo, se me lo consenti di dire, forse ancora di più tra i genitori. Sicuramente. Francesco, devo dire che prego. Prima devo dire che nel coordinamento di questi calendari volevo ringraziare anche Francesco Monocelli, che è responsabile tra, certo, il della FIDAL, che anche lui ha partecipato insieme a me, oltre alla presidente Michele, tutto il consiglio, diciamo. Beh, io tornerei anche un attimino indietro, da Luigi Pomponio, da quando anni fa ebbe questa bella idea. Perché cioè, comunque so che il tuo ruolo non è facile, ce ne vuole. No, non è facile, però bisogna. E non ti dimettere. No, assolutamente. Bisogna lavorare. Bisogna lavorare. I podisti non si arrendono, Roberta. No.
Mimmo, ti lasciamo concludere a te. Saluto. Ah, grazie. Un saluto, un ringraziamento a tutti i presidenti che hanno accettato i nostri piccoli suggerimenti. Almeno io non mi sento di consigliare nessuno. I nostri piccoli suggerimenti li hanno accettati e vanno ringraziati. E poi c'è una chicca, abbiamo il circuito AXI, quindi non è vero, scherzo. No, poteva essere veramente una chicca. Semplicemente nel nostro piccolo, siamo piccoli, ci mettiamo un po' di tempo, però volevo dire che all'interno delle gare, in un programma ideato dalla WISP ci poteva stare. Esatto. E al nostro interno ci sarà un campionato, però è solo nostro. Grazie Mimmo, ci portiamo a conclusione. Grazie Francesco. Alberico, diamo l'appuntamento allora la settimana prossima con la terza puntata dell'anno. Non ti lasciamo più comodo lì, ma ti riavvicini. Salutiamo Maurizio e Silvia alla telecamera e alla regia. Diamo l'appuntamento, un saluto ad Alberto Carulli che tornerà insieme a noi nella prossima puntata. Buona serata a tutti. Le nuove Homa Special Fit, realizzate in Phylon per un maggior comfort, sono meravigliose. Come il coraggio di poter scegliere in libertà.